Sant'Anna! Madre della Vergine! Aiutami! Non lasciarmi morire come un cane su questa strada! Non lasciarmi morire! Rinuncerò alle scienze giuridiche e studierò la parola di Dio! La parola di Dio sarà quella! Ti prego, aiutami! Mi farò monaco! Mi farò monaco! Risparmiami! C'è tuo padre. Ha portato con sé l'intera famiglia. Deus, qui umane, substantiae, dignitatem mirabiliter condidisti, et mirabilius reformasti. Da nobis peruius aquae et vini, Mysterium. Eius divinitatis esse consortes. L'ha versata il netto. Se ne va. Tenetevi
per cena, padre! La tua prima messa e te la fai addosso! Parliamo, vi prego! Tanti sacrifici per i tuoi studi, affinché ti elevassi a una nobile professione. Ho sudato per 20 anni nelle miniere per darti la possibilità che io non ho mai avuto. Così interpreti il 4° comandamento? Onora il padre e la madre? Dio mi ha portato qui! Dio? Cade un fulmine che quasi ti brucia il deretano e tu lo chiami Dio? Sarà stato il diavolo piuttosto! Padre! Taci, taci, lasciami in pace! Schiaccerò la tua lingua mentacea, Satana! Non ho mai detto di essere buono! Qui tutti conoscono le mie colpe, il mio orgoglio, la mia lussuria! Ne faccio confessione, ma lasciami! Lasciami in pace! Sei troppo duro con te stesso, fratello Martin. Disputare col demonio non potrà esserti di alcuna utilità. A 5.000 anni di pratica conosce tutti i nostri punti deboli. Mi dispiace per oggi. Non sono qui per rimproverarti, Martin. Ho troppi peccati per fare il prete. In questi 2 anni non ti ho mai sentito confessare qualcosa di minimamente interessante. Vivo nel terrore del giudizio universale. E pensi di riuscire a salvarti odiandoti? Avete mai osato pensare che Dio non sia giusto? Ci fa nascere macchiati dal peccato. E poi è sempre in collera con noi per le nostre colpe. Questo giusto giudice che ci condanna, minacciandoci con le fiamme dell'inferno. Lo so, sono malvagio a concepire simili pensieri. No, non sei malvagio. Tu non sei altro che sincero. Non è Dio a essere in collera con te, sei tu ad essere in collera con Dio. Vorrei che non ci fosse un Dio. Martin, che cosa stai cercando? Un Dio misericordioso. Un Dio che io possa amare. Un Dio che mi ami. Allora contempla Cristo, affidati a Cristo. E conoscerai l'amore di Dio. Digli, io sono tuo, salvami. Io sono tuo, salvami. Io sono tuo, salvami. I fratelli sono scontenti della vostra decisione. Ritengono che altri siano più indicati a portare le vostre lettere a Roma. Martin ha 2 gradi accademici, quindi è ben qualificato. Rappresenterà la causa dell'ordine nel migliore dei modi. E poi gli farà bene vedere un po' di mondo. San Cosma contro il vaiolo. O vi fanno male i piedi, fratello? C'è San Giuseppe! Liberate la strada! Fate largo, canaglie! Largo, sua santità, Papa Giulio! Da questa parte, Candele, per la Chiesa.
questa parte per la testa di San Giovanni Battista. Messa per i defunti, venite! Da questa parte per la testa di Giovanni Battista. Da questa parte, da questa parte del paradiso. Una messa per il santo, si sente. Da questa parte dell'anime santa del paradiso. Per la casetta, candele. Candele per l'anime santa del paradiso. Da questa parte, venite! Basta così, fratello. Non conta quanto ci stai. Avrai i tuoi 500 anni. Nome del defunto e parentela. Irish Luther, mio nonno. Un paternoster a gradino. Quando sarai in cima alla scalinata, tuo nonno lascerà il purgatorio e verrà accolto in paradiso. Nome del defunto e parentela. Alberto Donato. Un paternoster a gradino. Nome del defunto e parentela. Paternoster qui es in celis, sanctificetur nomen tuo, avveniat regnum tuo, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidiano, da nobis hodie, et promitte nobis debita nostra. Sei tornato da Roma da quasi 2 settimane. 2 settimane e non hai detto una parola, neppure in confessione. Come tuo padre in Cristo ti ordino di parlare. Roma era un circo. Una putrida fogna. Puoi comprarci di tutto, lussuria, salvezza. Ci sono bordelli solo per il clero. Esattamente come credo sia a Lipsia. Una chiesa alle monete per cui Giuda ha venduto Cristo. 100 anni di purgatorio in meno a chi le bacia tutte. Credi che solo Roma possieda tali reliquie? Corrono voci sul Santo Padre stesso, sulla sua brama di potere. Sarà meglio uscire. Cosa c'è qui che non va? Questo pavimento risplende, il che è un bene. Ma tu metti i tuoi fratelli di fronte a una scelta. O imparano a strofinare come fai tu, o trovano il modo per far sì che la tua parte risplenda di meno. Con grazia. È come mungere una mucca. Gli antichi greci veneravano le loro api. Le consideravano più dei loro schiavi. Tu hai mai letto il Nuovo Testamento, Martin? No, no, padre. Molti non l'hanno letto. Ma tu lo farai a Wittenberg. Wittenberg? Un dottorato in teologia. Mi mandate via a studiare? Ti mando alla fonte. Le scritture. Cristo stesso. Io sto perdendo la mia fede, padre. Io mi sento un folle a pregare e voi mi mandate via. Tu predicherai. Sarei il simulacro di un predicatore. Noi predichiamo meglio ciò che più dobbiamo imparare. Vi prego, non mi mandate via. Dio dà i suoi doni per uno scopo. A Wittenberg potrei cambiare la mente a molti. Aprir loro gli occhi. Dopotutto è questo che volevi, no? Cambiare le cose. Benvenuto a Wittenberg, fratello Martin. Io sono Ulrico Wander e ti darò una mano qui.
Gunther e io abbiamo pescato un paio di pesci grassi per il tuo primo pasto con noi. Vander? È un nome olandese? Sì, sono di Utrecht. Compriamo della legna da Anna. Lei è un po'... Sì, tiene sua figlia nascosta nel bosco. Sua figlia? E perché la nasconde? Perché è una storpia. E se non compriamo la legna non avrà da mangiare. Legna, fratello. Una fascina o mezza? Il valore di questi pesci. Lui è il nostro nuovo prete, padre Martin. Buongiorno, Anna. Grazie, Anna. Otto! Buongiorno, Otto. Il nostro nuovo predicatore, padre Martin. Padre, spero di vederti presto a messa. Buona giornata. Non dormire, Thomas. Rimettiti subito al lavoro. Neanche avessi la peste. Credono tu venga per l'acquesto. Io non voglio i loro soldi. Tu no, è il Papa che li vuole. Ogni volta che arriva un nuovo prete devono pagare Roma per il privilegio dei sacramenti. Nulla salus extra ecclesiam. Questo dibattito infuria da oltre 1400 anni, dai primi giorni della nostra Chiesa. Ma ora il quinto concilio lateranense ha confermato il famoso dictum di San Cipriano. Nulla salus extra ecclesiam. Fuori dalla Santa Romana Chiesa non c'è salvezza. Professor Carlo Stadio. E i cristiani greci allora? I cristiani greci? Bene. Uno dei primi documenti della Chiesa dice che fu un vescovo romano, non uno greco, il successore di San Pietro. E fu San Pietro che Cristo nostro Signore scelse a rappresentarlo in terra. Quindi dobbiamo partire dall'assunto che i santi della Chiesa greco-ortodossa sono dannati. Fate confusione. Non è che l'inevitabile conseguenza dell'asserzione di Cipriano. Per i cristiani greco-ortodossi non c'è salvezza. O è un'asserzione basata forse su una lettura troppo alla lettera di Matteo capitolo 16 versetto 18. Tu sei Pietro e su questa pietra edificherò la mia chiesa. Eppure solo due righe prima, al versetto 16, possiamo trovare il fondamento stesso della nostra fede. Tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivente. Più universali rendiamo parole così importanti e più ci avviciniamo al pensiero di Cristo. Voi mettete in dubbio l'autorità di un concilio? No, di certo. Anche se nel 1215 il quarto concilio lateranense mise Cipriano in dubbio, affermando che c'è salvezza fuori dalla Chiesa, ma non fuori dal Cristo. Thomas! Thomas! Perché lo ha fatto? Perché? Se solo ce ne fossimo accorti in tempo! Quando qualcuno si toglie la vita, padre, Dio che cosa dice? Io non ho mai detto di avere tutte le risposte. Mi oppongo a Dio, demonio! Tu essere immondo, riconosco la tua opera, tu e le tue sporche menzogne! Tu instilli la vergogna in una madre che nasconde la vista alla figlia storpia! Propositi di suicidio in un bambino! Padre Martin, non lo posso fare! Gli altri non riposeranno con lui qui! È un suicida e questa è terra consacrata! Dia Otto di portare suo figlio! Diglielo! C'è chi sostiene che secondo le leggi di Dio questo ragazzo è dannato perché si è tolto la vita! Io dico che è stato il diavolo a sopraffarlo! È più colpevole questo ragazzo per la disperazione che lo ha colto di un innocente ucciso a tradimento nel bosco da un brigante. Thank you.
Dio deve essere misericordioso. Dio è misericordia. E tu, salvalo. Ego te absolvo a peccatis tuis. In nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti. Amen. Terribile, castigatore. Così vedevo Dio. Colui che ci punisce in questa vita, che ci manda in purgatorio dopo la morte, che condanna i peccatori a bruciare all'inferno per l'eternità. Ma ero in errore. Chi vede un Dio di collera non vede chiaramente, bensì attraverso un velo, come se scure nubi occultassero il volto di Dio al suo sguardo. Se veramente crediamo che Gesù Cristo è il nostro Salvatore, allora abbiamo un Dio d'amore. E chi vede Dio, chi ha fede, chi crede in Lui, ne vede la pienezza del cuore. Quindi se il diavolo vi rigetta in faccia ai vostri peccati e dichiara che meritate morte e inferno, voi rispondete così: sì, meriterò anche morte e inferno, lo ammetto. Ma io conosco qualcuno che ha sofferto e si è immolato per i miei peccati. Il suo nome è Gesù il Cristo, figlio di Dio, e dove egli sarà, oh sì, lì sarò anch'io. Il principe Federico vuole che taccia. Avreste dovuto fermarlo, proibirglielo, Carlo Stadio. Proibirgli cosa, Spalatino? Di insegnare teologia? Egli nuoce al principe. Non esiste una dottrina delle reliquie. Quando mi sono fatto monaco, pensavo che il saio mi avrebbe reso santo. Quanto ero sciocco e arrogante allora. Adesso mi hanno nominato dottore in teologia e vi confesso che sono già tentato di pensare che questa toga mi renderà saggio. Del resto Dio ha già parlato una volta per bocca di un asino, giusto? E forse sta per farlo di nuovo. Ma vi dirò con franchezza ciò che penso. Qualcuno di voi è stato a Roma? Hai comprato un'indulgenza? No. Io sì. Per un fiorino d'argento ho tirato fuori mio nonno dal purgatorio. Pagando ci sarebbero stati anche lo zio Marcus e la nonna, ma non avevo più soldi e i due sono rimasti a bruciare. E in quanto a me, i preti mi hanno assicurato che anche solo guardando le reliquie avrei potuto accorciare il mio tempo in purgatorio. Buon per me che a Roma avessero tanti chiodi della croce da ferrare tutti i cavalli di Sassonia. Ma ci sono reliquie anche altrove nella cristianità. 18 dei 12 apostoli sono sepolti in Spagna. Comunque qui a Wittenberg abbiamo il meglio del meglio. Pane dell'ultima cena, latte del seno della Vergine Maria, una spina che trapassò la fronte di Cristo sul Calvario e oltre 19.000 schegge provenienti dalle sacre ossa. Tutte reliquie rigorosamente autentiche, anche Johann Tetzel in persona. L'inquisitore di Polonia e Sassonia, venditore di indulgenze senza alcun rivale. Sommo conoscitore di reliquie, ha invidia della nostra collezione. Pur di riuscire a possederla anche una sola notte, egli cederebbe volentieri 5 anni della sua vita terrena. O 500 anni di purgatorio. Bravi cittadini di Wittenberg, Sua Altezza Serenissima, il principe elettore Federico il Saggio di Sassonia,
vi invita nel suo castello per assistere a una sacra rappresentazione sul preferito fra tutti i temi. Il giorno del giudizio! Come ai vecchi tempi, Martin? Eccellenza. Segretario. Segretario del principe. Certi segretari ci mettono un attimo a diventare eccellenze. Capì che avreste fatto grandi cose già dai tempi dell'università. Speravo che mi sareste stato d'aiuto in questa circostanza. Il principe Federico è orgoglioso oltremodo delle sue reliquie. Peccato non abbia assistito alla mia lezione. Lo sarebbe stato un po' meno. Ha investito 20 anni e una vera fortuna per la sua collezione. E tra una settimana, per ogni santi, migliaia di fedeli cristiani verranno a vederla. Pagheranno per vederla. Le offerte sono la norma per le indulgenze. Con la confessione. E la contrizione. Ah, certamente. Adeguate preghiere, adeguata moneta, e bruciamo in purgatorio 1.900.202 anni e 27 giorni in meno. Non mordete la mano di chi vi nutre, Martin. È il principe che paga la vostra cattedra all'università. Sono le sue reliquie che ve la pagano. Attacca l'asino dove vuole il padrone. È questo che dite? Evitate di metterlo in imbarazzo. Nessuno è più felice della vostra popolarità. Lui vuole che restiate. Maestro Cranach, questo Lutero è aperto alla persuasione? Non credo, Vostra Altezza. È docile come... Come un mulo selvatico, sì. È ciò che pensavo. Venerabile Cardinal Cayetano, sono consapevole del grande onore che mi fate raccomandandomi a Sua Santità. Dubito che lo considererete ancora un onore tra 20 anni, Alejandro. Il primo papa che ho servito è stato Alessandro VI. 3 amanti, 5 figli e una fervente devozione per la corrida. Papa Giulio II, fino a un mese fa guida spirituale del mondo intero. Bell'aspetto pacifico, vero? Ma non è quello che voleva. Voleva essere ricordato come un guerriero, sul suo cavallo, la spada in mano, mentre assediava i veneziani. Voi cosa volete, Alejandro? Servire Dio. Servirlo con tutto il cuore. Questa sarà la vostra tentazione. Papa Leone X, nuovo vescovo di Roma, successore di San Pietro e capo della Chiesa Cattolica Romana. Agogno qualcuno che salvi la cristianità. Speriamo che sia lui. La vostra reputazione vi precede, Alejandro. Questo mi spaventa. Il Cardinal Cayetano dice che voi siete un brillante studioso con l'ardente ambizione di servire. Sappiamo come utilizzare queste doti. Sì, Santità. Alberto di Brandeburgo vuole diventare arcivescovo di Magonza. Non è arcivescovo già di 2 episcopati tedeschi? Esatto. Il diritto canonico impedisce l'assegnazione di un terzo. E inoltre, non era sotto l'età legale quando ha ottenuto il primo incarico? Esatto. Come lo ero io, d'altronde.
Senza dubbio Cayetano vi avrà informato che sono stato eletto cardinale a 13 anni. L'ambizione di Alberto potrebbe tornare utile alla gloria di Dio. I turchi sono alle porte di Vienna. I francesi mi abbaiano contro e Roma stessa è una cloaca a cielo aperto, piena di cani e di gatti randagi di giorno e banditi e fornicatori di notte. E questa nuova basilica di San Pietro non è una semplice costruzione, Alejandro. È il simbolo del mio proposito di restaurare la Chiesa di Gesù Cristo. E Alberto dovrebbe dare un contributo rilevante. Offre 10.000 ducati per Magonza. Ma Alberto è in bancarotta, pare. Siete ben informato. I Fugger gli presteranno il denaro. I banchieri imperiali. Un prestito a 8 anni. E come lo ripagherà? Johann Tetzel. È arrivato Tetzel! È proprio lui! Che aspetto fosse? Hai visto? Spiegate gli stendardi quando il fuoco sarà acceso. È tutto pronto come sempre. Un agente di Jüterbog. Chi di voi si è mai bruciato una mano? Anche un solo dito, vittima delle fiamme, vi tormenterà tutta la notte, non è così? Immaginate il vostro intero corpo bruciare. Non per una semplice notte, né per una settimana, ma per tutta l'eternità. Come poter scampare alle fiamme della dannazione nel giorno del giudizio? Stasera, il vostro Papa, il Vicario di Cristo, manda a tutti voi un dono generoso. Un dono che vi salverà da fiamme come quelle. Una speciale indulgenza per la costruzione della chiesa di San Pietro a Roma, dove le ossa degli apostoli stanno andando in polvere, esposte a vento e pioggia, profanate da animali selvatici. Date ascolto alle parole del Santo Padre che dice: deponi una pietra per San Pietro e deporrai le fondamenta per la tua salvezza e la felicità in cielo. Come? Con questa indulgenza. Quando? Stasera. E stasera soltanto. Cercate il Signore mentre è vicino. Questa è la vostra zattera. Fatevi trarre in salvo. In cielo c'è un forziere, esso è ricolmo di meriti. Meriti di Gesù Cristo, della Vergine Maria e dei santi che, con le loro vite sante, hanno messo da parte meriti per noi, poveri peccatori bisognosi. Stasera questo forziere è stato aperto per voi. Non sentite le loro voci urlanti, le voci dei genitori defunti, le voci dei nonni, degli zii, delle zie, che urlano. Amato figlio, poiché per poche monete voi potete liberarli dal dolore della loro pena. Ascoltate, aprite gli orecchi,
Il padre chiama il figlio, la madre la figlia. Quando una moneta nella cassetta risuona, ecco che un'anima il purgatorio abbandona. Uomo timorato di Dio, hai una moneta per Cristo? Brava madre. Quando il tempo verrà, dipenderà da te se la tua figliola storpia potrà correre a Gesù. Questi dotti monaci sono qui stasera per scrivere il vostro nome o il nome dei vostri cari vivi o morti su questo. Il vostro salvacondotto per le gioie celestiali del paradiso. Nome? Johannes Bauer. Nome? Philip. Philip Lerchenberg. Nome? Maria Caterina Wollner. Nome? Greta. Figlia. Nome? Matthias Berch. Riflettete. Possiamo predicare fino a perdere la voce, ma se non portiamo alla gente la parola del Vangelo, allora non sarà mai... Sì, è ineccepibile. Ha ragione. D'accordo. Andate. Coraggio, andiamo. Sì. Questa è per Grete. Rilasciata dall'arcivescovo di Magonza. Dove l'hai presa? A Jüterbock. L'ho comprata in chiesa. È solo un pezzo di carta, Anna. Sono parole vuote. Non ha valore. Abbi fede solo nell'amore di Dio. Risparmia i tuoi soldi. Compra da mangiare a Grete. Per Alberto di Magonza, reverendissimo padre in Cristo, serenissimo principe elettore, perdonatemi se ho l'ardire di scrivervi. Tuttavia mi permetto di farlo perché è mio dovere servirvi e mettervi in guardia di fronte alle disoneste macchinazioni di coloro che sostengono di agire sul vostro incarico. Cristo non ordinò di predicare le indulgenze, bensì il Vangelo. Girate questa a Roma. Si deve insegnare ai cristiani che è meglio dare a un povero o fare un prestito a un bisognoso piuttosto che non acquistare indulgenze. Perché il Papa non vuota il purgatorio a motivo della Santissima Carità invece che per denaro? Mio Dio, chi è questo Martin Lutero? Fritz! Che c'è? Il dottor Lutero voleva che le vedessero. E ora le vedranno tutti. Buona gente di Magdeburgo, questa è la vostra zattera, fatevi trarre in salvo! Così tanta grazia per così poca moneta! Daremo i nostri soldi alla chiesa tedesca. San Pietro è sepolto forse in una chiesa tedesca? O San Paolo? O qualche altro apostolo? Con questa indulgenza posso rimettere a voi ogni peccato! Posso salvare l'anima di un uomo che abbia violato la stessa madre di Dio! Appena un quinto del solito incasso. Come lo spiegherete a Roma? Dannato sia quell'eretico. Brucerà all'inferno. Quell'ubriacone di un monaco tedesco è ormai ebro di se stesso. Che si riprenda.
Il principe non era informato della vostra lettera ad Alberto di Magonza. Perché? Perché non volevo comprometterlo. Così il principe potrà giurare che non sapeva nulla di ciò che ho scritto. Né delle mie critiche all'arcivescovo. Le vostre critiche all'arcivescovo? E le vostre critiche a Roma? Avete idea di quanto sia imbarazzante per il principe Federico? Il suo stimato professore di teologia che si attira la condanna del Papa. Le mie critiche non riguardano il Santo Padre nella sua persona, ma quei farabutti che affermano di rappresentarlo. Siete stato convocato a Roma. Rischiate di essere scomunicato. Ma io sono un fedele figlio della Chiesa. Il Papa non farebbe mai una cosa simile. Benvenuto nel mondo della politica, dottore. Martin. State quieto. Non scrivete più una sola parola a nessuno finché la faccenda non sarà sistemata. Ma hanno già pubblicato i miei commenti alle 95 tesi. Li ho dedicati a Papa Leone. Di certo avrete udito delle voci secondo le quali il Papa mi avrebbe convocato ad Augusta. Ebbene, è così. È così, e io prego con tutta l'anima mia che non trovi colpe in me. Ma riflettete su questo mentre non ci sarò. Noi siamo ossessionati dalle reliquie, dalle indulgenze, dai pellegrinaggi in luoghi santi. Quando per tutto il tempo abbiamo Cristo. Cristo è qui, in ogni angolo, ad ogni ora del giorno e della notte. Voi non riuscirete a trovarlo nelle ossa dei santi, ma qui, nell'amore reciproco, nell'amore verso il prossimo, nel suo sacramento e nella divina parola di Dio. E se noi viviamo la sua parola e nella fede, nell'amore e al servizio del nostro prossimo, allora non dovremo temere più il giudizio dell'uomo. Grazie di essere venuti. Martin, la facoltà è con voi. Sarò il primo a firmare una lettera di protesta se dovessero arrestarvi. Grazie, Carlo Stadio, grazie. Dio vi benedica, Dio vi benedica. Padre. Ti sei messo nei guai? Ora, cosa può accadere? Sinceramente non lo so. Bene, allora... Padre, grazie. Vi ringrazio, padre. E cerca di tenere a freno la lingua. Vuole dirvi che prega ogni sera per voi. Thank you.
padre. Ho messo... Io... ho messo nei guai anche voi. Ti aiuterò ad uscirne. Hanno proibito a Tetzel di predicare. E a Lipsia, agli arresti domiciliari. Questo è bene, vero? È segno che a Roma le nostre idee... È segno che si è spinto troppo oltre. Martin. Martin, ascoltami. Il cardinal Cayetano non ti ha chiamato per farsi spiegare la Bibbia da te. Io ti supplico, nel nome di Dio, sii prudente. Sii temperante. Non parlare. Ascolta. Stai decidendo della tua vita qui. Vi sta aspettando. Sono Girolamo Leandro e rappresento il cardinal Cayetano. Sarà un incontro breve, il tempo di prepararvi per questa sera. Prego. Sedete. Io non ho avuto mai l'intenzione di dire qualcosa che andasse contro... l'onore e la dignità del Santo Padre. Vi credo, fratello Martin. E considerato che tutti non desideriamo che la pace, basterà che seguiate alcune semplici regole del protocollo. Quando vedrete il cardinale, vi getterete ai suoi piedi con la faccia a terra. Il cardinale vi dirà di rialzarvi, al che vi inginocchierete, e rimarrete così per l'intera udienza. È tutto chiaro? Sì. E se la Chiesa dovesse eccepire anche su un solo punto, mi sottometterò subito ad essa. Ma sono certo che quando il cardinale e Papa Leone capiranno la mia posizione, non troveranno colpa in me. Ci deve essere un malinteso. Non avrà luogo nessuna discussione. Nessun dibattito. Dovrete pronunciare una sola parola. Revoco. Ritratterete. E la questione sarà chiusa per sempre. Credo anch'io che ci sia un malinteso. Sono venuto ad Augusta per mettere in guardia il Papa dagli abusi nei confronti dei fedeli, dei venditori di indulgenze. Cautela, fratello Martin. Sta al Papa decidere che cosa sia giusto per il bene della cristianità. Questa sera, una sola parola. Revoco. Ma vi ringraziamo, Eccellenza. Fratello Martin. Con il vostro permesso, vado a farvi preparare un bagno. Grazie, Vostra Eccellenza. Figliolo, conosco il tuo desiderio di essere un fedele servitore di Cristo e della sua Chiesa. Io sono qui per aiutarti. Alzati pure, figliolo. Che cos'hai da dire? Ho mancato. Sì, tu hai mancato. Come? Solo per evitare di mancare ancora in futuro. Tu hai mancato diffondendo nuove dottrine. Quale delle mie dottrine è in contrasto con Roma? Ad esempio quella sulle indulgenze. La bolla di Papa Clemente Unigenitus dice che i meriti di Gesù Cristo sono il tesoro delle indulgenze. Hanno acquisito? Perdonate, Eminenza, ma potrete vedere che c'è scritto: i meriti di Gesù Cristo hanno acquisito il tesoro delle indulgenze.
Non sono qui per discutere con te. No, Eminenza. Ma Unigenitus fu emanata 175 anni or sono. E se non fosse stata di un qualche imbarazzo alla nostra chiesa, forse non sarebbe stata comunemente chiamata extravagante. E esclusa dalle raccolte di diritto canonico. Essa contraddice Panormitanus. Il nostro attuale Papa Leone X è in armonia con la bolla di Clemente. E ciò chiude l'argomento. Ma la gloria del papato non si preserva con la cruda affermazione dell'autorità papale, bensì salvaguardando la credibilità del Papa e le chiare testimonianze che ci vengono dalle scritture. Il Papa interpreta le scritture. Le può anche interpretare. Ma non ne è al di sopra. Doveva dire una sola parola. Sappiamo entrambi che la vendita delle indulgenze non trova alcun riscontro nelle scritture. Se la gente comune potesse leggere la Bibbia per suo conto, comprenderebbe quanto libera sia l'interpretazione che ne dà la Chiesa. Questo è oltraggioso! Le scritture sono troppo complesse anche per un normale sacerdote, figuriamoci per l'uomo comune. Le indulgenze sono ormai una tradizione e forniscono conforto a milioni di semplici cristiani. Conforto, Eminenza, a me non interessa il conforto, non di questo si tratta qui. Quindi tu consideri il tuo disagio personale più importante della sopravvivenza della cristianità? Per me conta solo la verità. La verità. I turchi stanno ammassando eserciti sui nostri confini orientali. La guerra è ormai alle porte. A Occidente c'è un mondo di anime che non hanno mai sentito nominare Cristo. Questa è la verità. La cristianità si sta sgretolando. E quando l'unità è il nostro primo bisogno, tu crei confusione. Il mio scopo non è altercare con il Papa o con la Chiesa, ma difendere entrambi e non con semplici opinioni. Non si può sostituire il Vangelo con la parola dell'uomo. Io non discuto con quel monaco. Mi avevate detto che era un sempliciotto. Che mette in discussione l'autorità del Papa. Panormitanus. Unigenitus. O da ora la chiameremo anche noi extravagante, come il resto del mondo. È un eretico. Le disposizioni erano chiare. O egli ritratta. Non fate la predica a me, Aleandro. Conosco perfettamente le disposizioni. Mi sono controllato. Volevo solo sapere dove sbagliavo. Se tu ora non ritratti, verrai consegnata all'Inquisizione. Dimmi che ritratterai. Cosa? Allora c'è solo una maniera per salvarti la vita. Inginocchiati. Giù, inginocchiati! Martin Lutero. Nel nome di Gesù Cristo io ti sciolgo dai voti dell'ordine agostiniano e ti raccomando alla misericordia padre, non lo di Dio. Fate, vi prego, no, io padre. Da ora non sono più tuo padre. Non capisci? Se fossi ancora tuo padre, il diritto canonico mi obbligherebbe a consegnarti alle autorità della Chiesa. Ma sono e sarò sempre il tuo padre spirituale. Fino al giorno della mia morte. Ora va! Svelto! Sul retro c'è un cavallo per te. Padre! Altezza, quale deve essere la mia risposta? Il cardinale pretende che Lutero sia consegnato a Roma o bandito dalla Sassonia. Avete letto le opere di Lutero? Sì, sì, tutte. Ed è un brillante monacello, vero? Uno spirito libero. Sì, è così. Oh, Spalatino, voi che avete studiato diritto con lui, ha mai mostrato qualche inclinazione, diciamo, a subire le influenze di... No. Dopotutto non ha fatto altro che dibattere con eloquenza su un tema di grande interesse. La qualcosa è precisamente ciò che ci si aspetterebbe da un buon professore universitario. E cosa diremo al cardinale Cayetano? Niente. Ma Altezza, noi gli dobbiamo una risposta. Spalatino, ci sono due modi di rispondere di no a qualcuno che ritieni più forte di te.
Il primo è non dire niente e riprendere allegramente come se nulla fosse, fingendo di non aver sentito, lasciando che il tempo e l'inerzia lavorino per te. E il secondo? Beh, il secondo è di rispondere di no in un tono così gentile, così pieno di riguardi, da lasciarli allibiti. È chiaro che se entrambe le strategie fallissero, altro non resterebbe che cedere. O combattere. Ah, certo, se decidi di combattere, devi anche decidere di vincere. No, no, non ho intenzione di mandare il mio monaco a Roma. Lì me lo ucciderebbero. Che cosa irritante. Chi sono costoro per privare la mia università di una mente così sopraffina? Il vostro monaco tedesco continua a insudiciarci. Sta facendo circolare una nuova vignetta satirica. Vi raffigura come un deretano che suona l'arpa. Mi ricorda un po' Erasmo. Erasmo scriveva in latino, santità. Lutero scrive in tedesco. Questa è la sua spada. Insomma, non combatte lealmente. Qualunque tedesco sa citare le sue opere. Se aspettiamo ancora, arriveremo tardi. Cayetano, voi ne esagerate l'importanza. E poi non avete detto che siete d'accordo con la sua lista degli abusi? Alcune sue preoccupazioni sono condivise da gente di chiesa, sì. Non sarà forse che il vostro monaco voglia un cappello da cardinale? Credo che si vergognerebbe ad indossarlo, santità. Dobbiamo far pressione sul principe Federico, santità. Aleandro ha ragione. Federico è la nostra chiave per Lutero. La Germania è sull'orlo della rivolta. Rischiamo la scissione. Voi non distinguete ciò che ha importanza da ciò che non ne ha. Perciò questa volta ho mandato Karl von Miltitz in Sassonia. Altezza, vi porto gli omaggi del Santo Padre. Quanto a me sono onorato di conoscere il principe la cui salda devozione è nota alla cristianità tutta. Vi porto un dono del nostro Santo Padre. Un modo per esprimere la sua alta stima nei vostri confronti. Come già sapete, questa rosa d'oro viene consacrata ogni anno per mano di Papa Leone e mandata ad un solo sovrano cristiano come segno di riconoscimento della sua fedeltà e devozione alla Santa Chiesa di Cristo. Spalatino, mi rincresce. Lo so che è tardi, ma è una questione di una certa urgenza. In primo luogo, date a Miltitz 600 ducati d'oro in segno di riconoscenza per questa... Ma, Vostra Altezza, credo che la rosa valga anche meno. Ah, lo so benissimo. E dite loro chiaramente che non intendo consegnare Lutero a Roma. E quanto a questa rosa, mettetela tra le reliquie. Ecco. Anzi, fate così, sgombrate tutte le reliquie. Mettetele da qualche parte, non mi venite a dire dove. Non voglio sapere dove siano. Non voglio neppure. Portate via questa rosa. Da bambino pensavo, da bambino ero un bambino, giocavo da bambino. Ora, grazie agli adulti, sono dovuto entrare nel mondo degli adulti. Sapete cos'è che mi ripugna? Che abbiano pensato che fosse così facile potermi comprare. Thank you.
Saranno cose importanti per disturbarci. Il principe Federico di Sassonia rifiuta di consegnare Lutero a vostra santità. Sorge un signore e giudica. Un cinghiale selvatico devasta la tua vigna. Non possiamo più tollerare che il serpente strisci nel campo del Signore. I scritti di Martin Lutero siano sequestrati e dati alle fiamme. Chiunque oserà ignorare la nostra scomunica e infrangere il bando subirà l'ira di Dio Onnipotente e degli apostoli Pietro e Paolo. Amen. Questa è ciò che a Roma chiamano una bolla papale, un editto del Papa in persona. Per questo peto papale c'è una sola risposta. Bene, sì, vada a fuoco. Bruciamola! Vada a fuoco, nel con fuoco, il diritto canonico. Fuoco. Vada a fuoco con tutte le menzogne che sono state scritte a Roma. Sì. Forza, brucia, consumati. Sì. Bruciala tutta! Ecco la bolla papale! Mio imperatore. Mio buon zio. Mi congratulo con voi per l'incoronazione. E dovremmo parlare un po' di Martin Lutero. Il nostro santo padre ci ha inviato un nunzio per darci consiglio. Non mi dite che siete venuto fin qui da Roma solo per darci consiglio in questa bagattella. L'eresia non è certo una bagattella, Altezza. Oh. Maestà, se poteste prestarmi ascolto, solo per un istante. Se l'argomento è Martin Lutero... L'argomento è la Sassonia, caro signore. Posso chiedere una breve udienza al mio imperatore? Consegnate Lutero a Roma. Non posso. È mio suddito. Devo sorvegliare che venga trattato con equità. Aleandro mi ha assicurato che l'Inquisizione lo sottoporrà a regolare processo. L'Inquisizione di Roma non garantisce processi, maestà. Garantisce condanne a morte. L'intera Germania prega che voi la difendiate. Gli eretici vanno processati. Il vostro compianto nonno Massimiliano ci disse che nessun suddito tedesco sarebbe mai stato condannato senza un equo processo entro i confini della sua terra. Questo bisognerebbe chiederlo al padre. Che sia giudicato in Germania. A Worms. Worms è anch'essa molto lontana da Wittenberg, maestà. E il Papa ha messo una taglia sul capo di Lutero. Sua santità spia ovunque, in disprezzo alla mia umile autorità e di conseguenza alla vostra, di gran lunga superiore. Bene, allora disporrò che Martin Lutero ottenga un salvacondotto per una regolare udienza. Io stesso vi manderò un araldo imperiale come scorta. Avete la mia parola? Oh, sì. Thank you.
Attenzione! Sono un santo. Vi prego, fratello Martin! Martin! Martin, dove andate? Venite qua! Credevo che mi aveste abbandonato. Credevo di essere di nuovo solo in questo mondo. Sta fermo, Martin. Potreste risparmiare il processo all'imperatore. Sono qui per aiutarti. Scherzo per vincere la paura. Martin, speravo che tu volessi riformare la Chiesa, non distruggerla. Con tutti i suoi peccati, la Chiesa resta sempre la Chiesa. Cos'è un bambino senza la sua famiglia? Come farebbe la gente, lasciata a se stessa, indifesa e spaurita? È tutta la vita che vedo un mondo che odia il male più di quanto non ami il bene. Ti prego, persegui il bene, Martin. Tu rischi di spaccare in due il mondo. Il giorno in cui mi avete mandato via, fuori, a cambiare le cose. Davvero credevate che non sarebbe costato nulla? Voi, Martin Lutero, riconoscete questi scritti? Le 95 tesi, sermone su indulgenza e grazia, la cattività babilonese della Chiesa, sulla libertà del cristiano. E questo alla nobiltà cristiana della nazione tedesca. Siete voi l'autore? Sì, sono io. Questi libri contengono eresie contro la Santa Chiesa. Voi ritrattate ciò che avete scritto? Io... Mio Dio, fa che dica la cosa giusta. Io... Più forte! Mi date tempo per pensare? Ne avete già avuto. Dovreste essere pronto a rispondere. Vorrei dare risposte soddisfacenti, ma scevre da insulto per la parola divina o da pericolo per l'anima mia. Da ognuno di noi ci si può aspettare una testimonianza sincera e senza timore in qualunque istante. A maggior ragione da voi, un famoso e competente professore di teologia. Sono dell'idea di accogliere la richiesta. Vi concederemo un giorno. Domani dovrete rispondere. Io sento il tuo fetido fiato sul collo. Sei felice, diavolo, di vedermi morto? E tremante, tremante come bestia diretta al macello. Sì, oh, oh
sì! Dov'è la sua fede ora? Dov'è? E dove le sue vanterie? Io sono tuo. Salvami. Io sono tuo. Salvami. Io sono tuo. Temo che Roma non la lascerà sfuggire. Saprà difendere la sua causa, vedrete. Ma come? Ecco. Parlate bene, fratello. Pater Noster qui è Sincelis. Voglio silenzio! 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 Martin Lutero, siete voi l'autore di questi scritti? Sì, sono io. Voi ritrattate ciò che avete scritto? Non posso ripudiare le mie opere, essendo tra loro di natura diversa. Il primo gruppo comprende scritti in cui descrivo la vita e la fede cristiane, con tale semplicità che persino i miei nemici hanno dovuto riconoscerne l'utilità. Ripudiare tali scritti non è concepibile, poiché sarebbe ripudiare verità cristiane essenziali. Egli non è qui per fare discorsi, è qui per rispondere. Nel secondo gruppo delle mie opere mi scaglio contro le false dottrine e le vite corrotte dei nostri papi, passati e presenti. No! Fra i decreti papali e le dottrine degli uomini, la coscienza dei fedeli è stata miserevolmente tormentata e oppressa. Se io ritrattassi quei libri, altro non farei che rafforzare la tirannia e aprire non solo le finestre, ma anche le porte alla più grande impietà. Con questo ha pronunciato la sua condanna. Nel terzo gruppo ho scritto contro privati cittadini e quegli individui che appoggiano Roma e la sua tirannia e contrastano i miei sforzi per rinsaldare la fede in Cristo. Io confesso di essere stato violento. Sono un uomo e posso sbagliare. Ciò che domando è che qualcuno provi i miei errori alla luce delle scritture. E io ritratterò la mia opera e darò i miei scritti alle fiamme. Non avete ancora risposto alla domanda. Voi, Martin Lutero, non rimetterete in discussione cose sulle quali la Chiesa Cattolica ha già espresso da tempo il suo giudizio. Cose che sono entrate nell'osservanza religiosa, nel rito e nella consuetudine. La fede che Cristo, il più perfetto dei legislatori, ha consacrato. La fede che i martiri hanno rafforzato col sangue versato. Voi oggi vi attendete invano una disputa su questioni alle quali siete obbligato a credere per fede. Ora date la vostra risposta. Sì o no? Volete ritrattare? Rispondete sì o no? Giacché Vostra Maestà e Vostra Altezza esigono una risposta semplice, io la darò. A meno che non mi si convinca con passi delle scritture o con una ragione evidente e non con papi e concili che troppe volte hanno sbagliato contraddicendosi tra loro, la mia coscienza è prigioniera della parola di Dio. E agire contro la propria coscienza è cosa non priva di pericolo e disonesta. Io non posso e non voglio ritrattare. Qui sto saldo. Non posso altrimenti.
Che Dio mi aiuti. Sì! Sì, siamo con te! Silenzio! Solo questo si meritano! Dio mi protegga, Martin Lutero! Sì, ha detto solo vita! Siamo con te! Silenzio! 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 Non lo possono condannare per questo! Avete il coraggio di affermare che si sia... Silenzio! Perfettamente, è giusto! È una vera ingiustizia! Io sono il discendente di una stirpe di imperatori cristiani. Non farà di me un eretico, giammai. Con oggi ha firmato la sua condanna, maestà. Lo dobbiamo fermare prima che infetti la Germania tutta. Maestà, voi a Lutero avete promesso un salvacondotto. Lutero non è un uomo, ma un demonio. Nascosto sotto una tonaca per meglio beffarci. Martin Lutero è vostro suddito, Federico. Che cosa mi dite? Egli è troppo audace per me, maestà. Tuttavia, non lo è per il popolo, a quanto pare. Se sulla via del ritorno gli accadesse qualcosa, non lo piangerò. Dio sia con voi! Grazie, dottor Lutero! Perché ci lasciano soli? Martin! Martin Lutero, scendete! Il vostro fratello sarà risparmiato! Sono io, Lutero. Ulrico, no! Io sono Lutero.
Spalatino. Scusate la dura cavalcata. Il principe Federico era ansioso di catturarvi prima di chiunque altro. Avranno pure ucciso Lutero, ma non possono fermare ciò che abbiamo iniziato. La guerra santa non è che alla sua alba. Chiunque approfitti della sua potestà per sottomettere gli altri, sia egli principe, papa, prete o professore, che si penta! Che si penta o lo faremo cadere! Giusto! Bravo, sì. Voi mi chiamate professor Carlo Stadio. Ora non più! Da oggi in poi sarò fratello Andrea! Bravo. E anche voi, allo stesso modo, preparatevi tutti alla grande uguaglianza! Non sta forse scritto non ti farai alcuna immagine scolpita? Imparate a disprezzare orpelli e false pretese. State con i giusti, oppure cadrete con gli altri. Non esistono vie di mezzo. Martin non avrebbe mai svergognato uno studente per un crocifisso. Io conosco Martin Lutero, l'ho incoraggiato io. Lui voleva la riforma, tu vuoi la rivolta. Se non hai il coraggio di terminare ciò che egli ha iniziato, fatti da parte. Che cosa vuoi dire? Parla chiaramente. Attento, Melantonio, anche tu cadrai. Cosa? Ho chiesto un nuovo testamento in greco. Mi servono veri libri, non questo pattume! E un dizionario greco-tedesco. Lasciateci. E anche uno greco-latino. Non è il momento adatto, Martin. Beh, l'imperatore mi brucerà comunque. Ci brucerà tutti. Questo è tradimento. Avere un nuovo testamento in tedesco? In parole che la gente semplice intenda? Sì. È la cosa che Roma teme più di qualunque altra. Ebbene, se la dovrebbero prendere con l'autore. Dobbiamo impiegare i soldati. Versando così altro sangue? Se Wittenberg non sa risolvere altrimenti i suoi problemi religiosi, questo non farà una buona impressione sul resto del mondo. Come va il lavoro? Non facile. Le parole sono come i bambini, più attenzione hai nei loro confronti, più ne pretendono. Come le donne, allora? Questo non lo so. In Matteo qui si dice, così il Padre vostro celeste non vuole che si perda neanche uno di questi piccoli. Dove vuole, denota forza, volontà, piegare al proprio volere. Ma nell'originale greco questa paroletta di tre lettere denota passione, fuoco, organi interni, può significare amato, desiderio sessuale persino. Mangiate piuttosto. Ma tu non mi ascolti. E poi il mio stomaco non digerisce questa roba. Non è la parola che è importante, ma ciò che essa ci dice di Dio. Voi siete troppo solo qui.
Voi siete troppo solo qui. Va bene, Spalatino, 2 settimane dall'ultima venuta. Certo che sono troppo solo. Come faccio a scrivere per il nostro popolo se non ci posso vivere in mezzo? La lingua della Bibbia dovrebbe essere quella di una madre con i suoi figli. Bene, è deciso. Martin Lutero non può lasciare questo posto. Oh. Ma il cavaliere Giorgio... Sì! Dovete vedere con i vostri occhi, Martin. Perché sono stati uccisi? Senza motivo. Erano solo nel luogo sbagliato. Sono incappati in un gruppo di contadini che avevano saccheggiato un convento. Il mondo è sottosopra per colpa di quel pazzo, Martin Lutero. Egli ha detto che ogni cristiano può prendersi con la forza ciò che gli occorre. Lutero è scomparso, ma le sue dannate idee hanno messo a fuoco il mondo. Presto l'intero paese brucerà. Putrefatto, bisogna amputarlo, lo sai quanto me. Sparisci! Martin, lo facciamo per te, che brucino! Sparisci da Wittenberg o ti sbatto fuori dalla città a calci! A calci, hai detto? Io ti ho sempre difeso, io ti ho sempre appoggiato! Io continuo la tua opera come tu dovresti fare! Credi che questa sia la mia opera? Questa non è affatto la mia opera! No, è l'opera del popolo! È l'opera del popolo! È l'opera del popolo! Ah! Del popolo! Spalatino! Ah, eccovi qua. Come sta? Lutero è malinconico, Vostra Altezza. Disorientato. Ha l'impressione che i contadini abbiano distorto le sue parole. Ma si è alleato con loro. Lutero aborre la violenza. E tuttavia si fa carico dei loro tormenti. Non ci sono argomentazioni contro la liberazione degli uomini dai pesanti tributi o dal purgatorio di una perenne schiavitù. Ah. Se Lutero dovesse alzare anche un solo dito, tutti i contadini della Germania si solleverebbero con lui. Forse. Ma Martin Lutero è un teologo. Egli lotta con la lingua o la penna. Non sguainerà mai la spada. Ora ho spaccato il mondo in due. Ho incitato i regnanti all'azione. E come hanno accolto il mio invito? Ho detto che questi ribelli sono fuori dalle leggi divine. Che nulla sulla terra è più velenoso, dannoso o diabolico dei sovversivi. E che devono essere fermati ad ogni costo. E tuttavia il sangue che essi versano non è nulla in confronto al massacro che ho scatenato. Non entrate lì, signore.
È finita. Sì, è finita. Quanti? Nessuno ancora lo sa. Quanti? Alcuni parlano di 50.000, altri di 100. 100.000 contadini morti. Ci sono anche dei nobili. Questa è una peste, Spalatino. Una carneficina. I macellatori, Martin, potrebbero ancora servirvi. Greta. Stiamo cercando il dottor Lutero. Vi prego, le mie consorelle e io siamo riuscite a fuggire 3 giorni fa dal convento di Nibschen. E che cosa vi conduce qui? Siamo qui perché il dottor Lutero vive qui. Siamo fuggite nascoste dentro dei barili di aringhe. Abbiamo trascorso 2 notti su un carro scoperto, senza riposare, senza mangiare, senza dormire. Siate così gentili da dirmi... Sono io. Io sono Lutero. Caterina von Bora. Martin Lutero. Ma questo lo sapete già. Vi troverò un alloggio. Chi siete voi? Dunque? Martin Lutero? Vostra Altezza. Bene, finalmente ci conosciamo. Altezza, quest'opera l'ho dedicata a voi. È la mia traduzione del Nuovo Testamento, nella nostra lingua. Tradotto in tedesco? Ma questo ci dividerà per sempre da Roma? Definitivamente. Io ho sempre auspicato l'unità del mondo cristiano, ma non al prezzo della schiavitù. Io obbedisco alle leggi di Dio, non a quelle di Roma. Le leggi di Roma sono la realtà? Io credo nella realtà di Cristo. Senza compromessi? Senza. Oh. Ovviamente vi renderete conto che questo sarà recepito come una provocazione. Sì,
E non esiteranno a restituirci il colpo? Sì, lo so. Allora, se ve ne rendete conto... Adesso potrei avere il mio dono. Certamente. Aspetta, ti prego. Sposa una di quelle giovani fanciulle. So che una di loro è ancora libera. Vado a diffondere la parola del Signore. Non è il momento. Nessun regnante ti darà protezione. Voglio che la gente del mio paese sappia cosa si prova a leggere per la prima volta la parola di Cristo. Che Dio sia con te, Ulrico. E anche con te, Martin. Siete scappato via? Forse per il mio canto? Se fosse così. Guardatelo. Va verso il suo destino come uno sposo. Non tutti gli sposi sono così veloci. Beh, gli scapoli di Wittenberg non sono stati così lenti. È vero. Le altre sorelle sono tutte promesse. Avete dimostrato che il matrimonio è uno stato rispettabile. Per tutte le altre. Dovete averle spaventate. Il mio timore è che possa spaventare voi. Ah. Lo so che vi piaccio, sento il vostro cuore quando facciamo musica insieme. Ma quando la musica finisce, voi fuggite. Le mie mani sono sporche di sangue. Io semino discordia. A migliaia sono morti per causa mia. A volte sono così rattristato che non riesco a lasciare il letto. Mi hanno trasformato in una stella fissa. Ma non lo sono. Io sono un pianeta vagante. Non servo a orientare il cammino. Due cose io vi prometto. Faremo allegramente musica insieme. E se vorranno avervi, i vostri nemici dovranno passare sul mio cadavere. In cambio vi chiedo una sola cosa. Di non portare nessuno di loro nel nostro talamo. Né contadini, né regnanti, né papi. A meno che non sia un dio dell'amore. L'amor del cielo, portate altre candele. Ma non ce ne sono più al di fuori di queste. Sbrigatevi. Quest'uomo è Leone, colui che voleva ricostruire Roma. Bancarotta, 800.000 ducati di debiti. Se fosse vissuto più a lungo avrebbe venduto anche il Vaticano. Ma come Papa avrebbe potuto cambiare il mondo? Avrebbe potuto riformare la Chiesa, invece di ricostruirla. Leone spiritualmente era un nano, ci sarebbe servito un gigante come Lutero. Lutero si sposerà. Con una suora che ha rinnegato la fede. Non oserà tanto. Se ti dicessi che Alberto di Magonza ci ha inviato un regalo, che cosa diresti? Rimandalo indietro. Meno male che non l'ha fatto, altrimenti avremmo avuto il nostro primo litigio. Martin! Martin!
catturato Ulrico alla frontiera. Vogliono mandarlo a rogo. L'imperatore vuole i principi ad Augusta. Perché? Per terminare ciò che è iniziato a Voros. Non andare, metteranno a rogo anche te. Se tu morirai, morirà tutto ciò per cui stai lottando. E va bene, cosa dirai? Come cambierai la loro opinione? Non lo so ancora. Ma io voglio saperlo, capisci? Voglio saperlo. Prima hanno voluto la mia ritrattazione. Ora mezza Europa si dovrebbe inchinare davanti a loro. Dobbiamo lottare. Lascia che sia qualcun altro a lottare. Che sia qualcun altro ad arrostire sul rogo come un maiale. Quello che voglio è Lutero. Piegate i principi e avrete Lutero. Potrebbero cercare di indugiare, in modo che il processo si perda nei dettagli. I corali di Lutero? Sì. Rendete semplici i punti controversi. Devono accettare che esiste una sola chiesa. Questa peste si va diffondendo. Avrei dovuto mandarlo a rogo. Principi, fratelli in Cristo, non è tempo di prudenza, è tempo di audacia. L'imperatore Carlo non è più quell'adolescente impaurito che avete conosciuto a Worms. Ha umiliato la Francia e saccheggiato Roma. Soltanto i turchi restano una minaccia per lui. In una parola, ora possiede tutto il tempo e tutti gli strumenti per distruggerci, pezzo per pezzo, un paese dopo l'altro. E io credo che lo farà. Principi, il silenzio non ci salverà. Se terremo testa a Carlo, ricomincerà la guerra? Ricomincerà il sangue a scorrere a fiumi? Francamente non lo so. Ho perso qualunque certezza. Ma riflettete! L'imperatore stesso ci invita a esprimere il nostro credo, a esporre i principi in cui crediamo. Satana ci invita a predicare all'inferno. È forse una trappola? O la più grande occasione che ci sia mai capitata? Ricordate, visto che non potrò venire con voi ad Augusta, dovrete affrontare l'ira dell'imperatore senza di me. La scelta è semplice. Se cederete, quella splendente cometa che è il nostro credo esploderà e si frantumerà in piccole singole fiaccole, crepitanti nel buio dell'universo. Il padre vide il figlio al prodigo che ritornava e gli andò incontro correndo. E perché quel padre corse incontro al figlio al prodigo? I proprietari terrieri non corrono. Neanche i nobili corrono, nemmeno i principi. Perché allora quel ricco proprietario terriero corse incontro a suo figlio? Perché è spaventato. Ha paura che suo figlio possa tornare in quel porcile. Lui corre perché ama suo figlio. Ed esiste una parola particolare per questo amore. Misericordia. Misericordia. E sapete cosa significa? È solo la campana della chiesa. Suona per l'Angelus. È mezzogiorno. Continua la tua storia, Martin. Thank you.
Amatissimi principi dell'impero, voglio essere breve e conciso. I vostri sacerdoti non devono predicare. E dovete mettere al bando le Bibbie scritte nella lingua del borgo e dichiarare nemico del mio stato chiunque ne possegga una. I nostri sacerdoti potranno predicare la parola di Dio, qui e altrove. Non dovete cedere, maestà. Maestà, non metteremo al bando la Bibbia di Lutero. Come segno della vostra leale fedeltà, domani dovrete entrare nella cattedrale con la processione del Corpus Domini e pregare ognuno di voi, secondo la dottrina di Roma. Noi non lo faremo, maestà. Voi lo farete! O conoscerete la mia spada! Prima che qualcuno contesti la parola di Dio e pretenda che io rinneghi la mia fede, io mi metto in ginocchio e mi faccio decapitare. Altezza imperiale, abbiamo stilato per voi la professione del nostro credo e so che non vi troverete nulla di riprovevole. Sono felice di essere stato amato da te, Caterina von Bora. Martin! 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 Ce l'abbiamo fatta! Abbiamo letto il nostro credo all'imperatore! I principi gli hanno offerto la testa! Ha dovuto ascoltare! Il nostro credo ha un futuro!